innovazione con uno sguardo al futuro, ma anche tradizione e radici ben fissate in quella famiglia che porta in alto il nome di Salerno nel settore automobilistico. È il caso di Galdiri Auto, che venerdì sera ha presentato due nuovi brand all'interno dello showroom di Via delle Calabre, o Moda e Geco, con un ospite d'eccezione, l'attore e conduttore Paolo Conticini, che ha simbolicamente tagliato il nastro dello showroom insieme a Nino Galdieri, rappresentante di una famiglia imprenditoriale che continua a mettere cuore e passione tra gli ingredienti della professionalità e del lavoro. E tra musica, buon cibo e intrattenimento è stato svelato a tutti gli ospiti presenti il design delle nuovissime auto tra avanguardia e tecnologia, ma anche tra stile e semplicità. L'evento, molto partecipato, è stato occasione per conoscere da vicino i due marchi asiatici che stanno portando una vera rivoluzione nel settore grazie a tecnologia avanzata, appunto design innovativo ed uno stile distintivo che promette di ridefinire l'esperienza di guida. Omoda e Geco rappresentano il futuro dell'industria automobilistica, con una gamma di modelli che coniugano prestazioni, efficienza ed un'estetica all'avanguardia. I due brand sono pronti a conquistare così il mercato italiano. Durante l'evento i visitatori hanno avuto la possibilità di scoprire in anteprima le nuove vetture e di lasciarsi affascinare dalle linee dinamiche e moderne dei modelli presentati, frutto della tecnologia più avanzata e della cura nei dettagli che da sempre contraddistingue i due marchi. Dopo l'intervento di Paolo Conticini, tra riflessioni e sorrisi, un gradito omaggio allo showman, un modellino di Geco per lui, che ha rappresentato un momento speciale dell'inaugurazione. Per celebrare questo nuovo capitolo di innovazione e stile, firmato Moda e Geco, anche una riflessione sulla guida e sulla passione per i motori. La serata, poi, all'insegna della convivialità e del divertimento, è stata accompagnata dalla musica live del gruppo Feebles, che ha saputo creare un'atmosfera unica e coinvolgente. È sempre necessario guardarsi intorno perché i mercati cambiano, cambia tutto. Chiaramente noi sempre fidelizzati a quello che è il lavoro che ormai da anni ci ha fatto crescere, però ci affacciamo su nuove realtà perché è arrivata la nuova generazione che presto ci manderà in pensione e quindi è giusto anche che ci affacciamo a cose nuove così come vogliono loro. Però la tradizione, il nome sia di Galdieri che di Salerno, che va fuori con i confini, insomma, e va nel mondo. Eh sì, anche questo. E noi per questo ci affidiamo al nostro poeta di fiducia, qua il nostro DJ Tony Ponticello, ci affidiamo a queste nuove personalità di questo mondo molto complesso, delle persone molto molto preparate, innovative, persone che veramente guardano al futuro, che hanno fatto grossi sacrifici per studiare, per prendere dei ruoli importanti sia a livello sociale che a livello commerciale, e oggi noi non possiamo che prendere proprio atto di questa cosa e nel massimo del rispetto imparare qualcosa da loro. Perché scegliere Salerno e Galdieri? Why did you choose Salerno and Galdieri? Well, you know, first of all, perché chiaramente vogliono abbracciare sia l'innovazione, la tecnologia, ma anche quello che è la famiglia, quindi di rendere tutto quanto omogeneo, quindi la famiglia insieme a tecnologia e innovazione. Paolo Conticini, un evento unico, singolare qui a Salerno da Galdieri Auto, Cash or Trash, protagonista appunto su Canale 9, e qui ci troviamo davanti a un gioiellino. Eh beh sì, è stata una scommessa, un format nuovo che aveva già avuto successo da altre parti, in altre nazioni, è stata un po' una scommessa, insomma. Quando me l'hanno proposto ero un po' titubante perché insomma provengo da tutt'altro, quindi mi chiedevo che cosa ci farò io con questo martelletto in mano, insomma, un'asta. Però quando ho fatto poi la puntata zero ho capito che poteva essere un qualcosa di accattivante e i risultati poi ci hanno confermato questa cosa. C'è anche, lei è anche protagonista del musical Tuzzi che sta portando un po' in giro. Dobbiamo ancora terminare le prove, debutteremo l'1, 2 e 3 ad Assisi e poi lo portiamo a Napoli, Udine, Torino, Genova, Roma, prodotto dal Teatro Sistina, quindi saremo al Teatro Sistina a Roma e poi insomma un po' in giro per l'Italia. E a proposito di auto, qual è il rapporto di Conticini con le auto? È un bel rapporto, ne ho avute tante fin da quando ero diciottenne,
da quando ho compiuto 18 anni, ho preso la patente subito e sia per il lavoro che faccio che anche quando non faccio questo lavoro, però mi piace molto guidare, ho sempre avuto una macchina e ci ho sempre tenuto tanto. L'augurio speciale a Galdieri quale può essere in questo momento? Galdieri guarda al futuro adesso. Speriamo che tutti guardiamo al futuro, io sono convinto perché insomma il prodotto è ottimo.